Ci troviamo nel comune di Fumane, in particolare quello che vediamo di fronte a noi è il Vaio di Manune, si chiama, ovvero il paese di Manune si trova qui poco più avanti, precede Molina, se qualcuno è stato ancora alle cascate magari la conoscerà. E un tempo probabilmente scorreva un ruscello, ora in realtà c'è un piccolo rivo solo quando piove in abbondanza. Un tempo la vegetazione che vediamo di fronte a noi non era certo come la vediamo attualmente. Infatti, quando hanno vissuto qui prima l'uomo di Neanderthal e poi l'Homo sapiens, era in corso la glaciazione del Wurm, che era iniziata ben 110.000 anni fa. Pertanto la vegetazione era sicuramente diversa. In particolare noi sappiamo dall'analisi dei carboni che sono stati trovati all'interno dei focolari che erano presenti pini, pino nero, pino mugo, pino silvestre e anche larici e betulle. Diciamo che il nostro territorio possiamo considerarlo come attualmente una zona sui 1000 metri, ecco, come a livello paesaggistico. Mentre vedete dietro questo monticello si apre il monte Pastello, che è il monte che troviamo nella zona, se qualcuno conosce un pochino il territorio, di Breonio e dintorni. Il monte Pastello possiamo già considerarlo, ai tempi in cui vissero i nostri antenati, prateria alpina, quindi con una vegetazione più rada, e sicuramente si potevano trovare animali come stambecchi, che richiedono un ambiente più aperto. Mentre qui ad un'altitudine inferiore erano sicuramente presenti altri ungulati come cervi, camosci, ma anche vedremo poi carnivori, predatori, dai lupi agli orsi, orsi bruni, orsi delle caverne, ma anche linci, leoni, non i leoni vero quelli africani, ma i leoni diciamo quelli che vivevano appunto al tempo delle glaciazioni. Questo faceva sì che quindi il territorio disponesse di animali da cacciare, nonché di una vegetazione di cui poi ora parleremo meglio entrando in grotta. Ecco, ci siamo anche fermati perché volevo darvi un pochino l'idea di quella che doveva essere, se vogliamo, la TV del tempo. Quando rientravano a casa, seguire il discorso che abbiamo iniziato, dicevamo che la grotta era scelta per questi motivi, quindi la disponibilità di vegetazione e quindi volendo di legname. Vediamo magari i bambini che sono... Secondo voi cosa serve? Voi cosa ci fareste? Beh, magari in questo caso una bella sedia, vero? Ecco, un po' dondolando. Dimmi. Per accendere il fuoco. Ecco, se non per accenderlo, che dopo vedremo come facevano. Diciamo questa piccola braccia all'interno, non so, di un po' di paglia, ecco che poi soffiando si origina il fuoco. E da lì, come dicevamo prima con i bambini, basta metterci un pochino di legname, un po' di